Cari telespettatori, buonasera. I problemi del mondo del lavoro sono in questa fase estremamente acuti. C'è dappertutto una situazione generalizzata di crisi e i sindacati debbono fronteggiare quello che è il malessere, il malumore che circola nella classe lavoratrice, perché la situazione è davvero pesante. Fabbriche che chiudono, qualche opera pubblica che si apre, ma insomma gli spiragli non sono molti e le previsioni non sono più rosee. Noi abbiamo stasera qui in studio con noi Mario Melchionne, che è il Salve. segretario provinciale della CISL di Avellino e Benevento. Salve. È carico di notizie. Quindi praticamente la discussione sarà imperniata su novità che arrivano dal mondo del lavoro e anche con una particolare attenzione a quelli che sono i dati che sono stati diffusi qui, vengono diffusi qui per la prima volta dall'Osservatorio della CISL sull'occupazione e la disoccupazione in Italia, in Campania e in provincia di Avellino e Benevento. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere è questa: c'è qualche notizia per l'isochimica? Sì, direttore, una buona notizia arriva proprio oggi che l'emendamento proposto su spinta del sindacato della CISL a firma dei parlamentari Irpini finalmente ha superato il primo ostacolo che era quello della commissione tecnica in Parlamento. Adesso l'emendamento sta sulla scrivania del presidente della commissione bilancio della Camera. Significa che se ci sono le coperture finanziarie, quest'ultimo passo, l'ultima firma su questo emendamento e per i lavoratori di Lisiuchimica finalmente sarà fatta giustizia, cioè significa potranno andare in pensione con i requisiti della vecchia legge prima che entrasse in vigore la legge Fornero. Quindi ci sarebbe, come dire, un riconoscimento, un sacrosanto diritto a questi lavoratori che, come dire, sono stati in qualche modo esposti al lavoro insieme con l'amianto, insomma tutte le questioni che conosciamo, si sono gravemente ammalati e fino ad oggi non c'era stato il riconoscimento del prepensionamento. Se le cose vanno così come stanno andando, insomma, io credo che finalmente potremmo arrivare a mettere la parola fine a questa odissea, perché si tratta di una vera e propria odissea per questi lavoratori, che voglio ricordare, 15 lavoratori sono anche morti a seguito della malattia che hanno contratto per lavorare l'amianto. È stato calcolato addirittura quanto ci vorrebbe sui 100 milioni di euro, Sì, insomma, non è una somma eccessiva. Lo non è Stato una somma italiano, il eccessiva, governo si tra può 80 e 100 permettere milioni di di euro. riconoscere questo diritto a queste persone. Perfetto. Per la prima notizia quindi è questa. Siamo al dunque, Sì, possiamo dire, per manca quanto. soltanto la firma della Commissione bilancio per la copertura finanziaria. Perfetto. E questa è la prima notizia. La seconda notizia, siete stati a Napoli. Siete stati a Napoli per una manifestazione e per un incontro, diciamo, in prefettura per i fondi per i cassa integrati. Di che cosa si tratta esattamente e che cosa avete ottenuto? Si tratta di questo, che noi il 1° ottobre abbiamo sottoscritto un accordo come sindacato insieme alla Regione Campania, dove si è stabilito che la Regione Campania metteva a disposizione 18 milioni di euro circa che dovevano servire per coprire la parte economica per le casse integrazioni e le mobilità in deroga in Campania, il periodo ottobre-dicembre 2014. Quindi per la prima volta la Regione Campania sottoscriveva un accordo, la prima regione in Italia, dove metteva soldi, proprie risorse dal bilancio regionale per fare in modo che questi lavoratori non restassero senza reddito da qui al 31 dicembre. Il governo, il ministero si è opposto, ha detto che la Regione Campania non può utilizzare proprie risorse, ma bisogna rispettare le regole stabilite dal ministero. Quindi in sostanza significa che noi abbiamo la disponibilità economica, ma siccome c'è il solito cavillo burocratico, la burocrazia in questo paese, ripeto, è sempre il nemico principale dei cittadini e degli imprenditori, ancora una volta il cavillo burocratico ha bloccato queste risorse e noi oggi siamo stati costretti,
a manifestare davanti alla prefettura di Napoli perché non è possibile, ci sono i soldi e le persone restino senza cassa integrazione. E Interesserebbe un 30.000 sono persone. 30.000 lavoratori in Campania, di cui oltre 2.000 nella provincia di Avellino e oltre 1.000 in provincia di Benevento. Il prefetto in verità ha ricevuto la delegazione del sindacato, è stato molto cortese, ha capito la questione e la problematica, si è impegnato e si è attivato immediatamente nei confronti del Ministero affinché ci sia un tavolo di confronto, Ministro, Regioni e parti sociali, perché si chiarisca questa questione, perché non siamo di fronte alla mancanza di soldi. Il paradosso è che siamo di fronte a una Regione che vuole spendere i soldi per coprire questo periodo di cassa integrazione e mobilità in deroga, ma il Ministero dice siccome ci sono delle regole diverse a livello nazionale e blocca questa procedura. Io mi auguro che a breve si possa risolvere questo problema, altrimenti sarebbe veramente una cosa Quindi è un indescrivibile. fatto più che una volontà politica, è un fatto È un burocratico, fatto burocratico, sì. Burocratico, solamente burocratico. Benissimo. Senta un po', lei è stato così gentile da anticiparci un po' i dati della disoccupazione e dell'occupazione nel nostro paese, in Campania e nelle province di Avellino e Benevento. Diamo innanzitutto un giudizio d'assieme. La situazione è grave, la situazione è di estrema difficoltà, è così. Ma direttore, la situazione è drammatica, io direi, perché ogni mese che passa cresce la percentuale di disoccupati, di persone che hanno perso il lavoro e di persone che non trovano il lavoro. In Italia, ma ancora di più in Campania e sul nostro territorio. Noi abbiamo ormai in Italia una disoccupazione che sfiora il 13%, in Campania addirittura che siamo quasi al 27%, in provincia di Avellino siamo intorno al 18%. Nel Sannio intorno al 19% e la disoccupazione giovanile in provincia di Avellino che ormai ha raggiunto percentuale oltre il 58%. Cioè significa che è una situazione veramente, veramente molto preoccupante. Perché al di là di quello che si dice, al di là di quello che ogni politico si affretta a denunciare, che stiamo uscendo fuori dalla crisi, che le cose stanno andando meglio, che c'è un minimo di ripresa, insomma sono tutte chiacchiere. I dati sono questi purtroppo. Che cresce la disoccupazione, cresce il numero di persone che perdono il lavoro e aumentano soprattutto la fascia di età che va tra i 15 e i 24 anni e dai 24 ai 45 anni di persone che non hanno ancora trovato il primo impiego. Questa è la cosa più drammatica. Persone che a 40 anni non hanno fatto ancora un solo giorno di lavoro. Senta, un dato vorrei citarlo, che estraggo dalle note che lei ci ha fatto pervenire, è quello che praticamente il numero dei disoccupati è di 3.236.000. Questo a che si riferisce? A chi? All'Italia, alla Campania, a chi si riferisce All'Italia, questo questo è il dato? dato nazionale. Voi potete immaginare che ci sono quasi 3 milioni e mezzo di persone che non hanno un lavoro o persone che hanno perso il posto di lavoro e questo dovuto alla crisi. Io ricordo i dati di 7-8 anni fa, si parlava in Italia di circa 1,5 milioni, 1,8 milioni di persone che erano in cerca di occupazione. In 7-8 anni sono addirittura raddoppiate le cifre, cioè significa che quasi 2 milioni di persone per effetto della crisi degli ultimi 7-8 anni hanno perso il lavoro e quindi sono disoccupati, cioè persone che non hanno più un reddito, che non hanno più la possibilità di sopravvivere. Bene, qual è il tasso di disoccupazione? Se lo ricorda, se no glielo dico io, lo estraggo dai dati che mi ha Sì. portato lei. È il Virgola 12,6%, sì. quindi molto alto, Molto estremamente alto. alto. Senta, se ricordo quanti sono i giovani disoccupati fra i 15 e i 24 anni? Sono circa 700.000 in Italia, direttore, una cifra impressionante. E pensate che dei circa 700.000 in Italia, oltre 150.000 sono della Campania. Questo è un dato che deve far riflettere molto. La Campania è la regione che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile in Italia. La Campania. La Campania, La... purtroppo. Senta, e per quanto riguarda la provincia di Avellino, qual è il tasso di disoccupazione? Siamo intorno al 18%, 18%. la disoccupazione diciamo, di tutte le fasce d'età. Poi siamo invece a quella giovanile che ormai è arrivata al 58%. Senta, Melchionne, lei rappresenta anche la provincia di Benevento, Sì, come Cisla. sì.
Va male in Brunel Sannio, va peggio dell'Irpinia. E Sì, va peggio dell'Irpinia nel Sannio, direttore. perché? Perché mentre qui noi abbiamo un tessuto industriale che nel bene o nel male alcune aziende hanno retto alla crisi, alcune aziende insomma hanno fatto fronte in qualche modo alla crisi, sono riuscite a mantenere ancora aperta l'azienda, sono riuscite ancora a mantenere la produzione ed era un tessuto industriale molto molto più significativo in termini di presenze sia di industrie che di organizzazione sul territorio dell'industria, sia manifatturiera che l'industria tradizionale. Benevento invece l'industria non è molto sviluppata come in Irpinia, quindi diciamo che la crisi ha colpito subito quelle poche aziende, quelle poche industrie che esistevano sul territorio. Soprattutto Benevento e l'economia beneventana è basata soprattutto sui servizi e sul commercio, e quello, diciamo, i servizi e il commercio è stato uno dei settori che è stato più colpito insieme all'industria dalla crisi. Quindi Benevento in qualche modo ha avuto, come dire, un attacco su tutti i fronti. Non c'è stato un solo settore nella provincia di Benevento che ha potuto in qualche modo sopravvivere o quantomeno resistere alla crisi. Ecco perché Benevento sta, come dire, pagando un prezzo più alto rispetto al resto della Campania. Tra l'altro Benevento, in una stima presentata dal Sole 24 Ore di qualche settimana fa, è la provincia più colpita in Campania dalla crisi. Qual è il tasso di disoccupazione giovanile in provincia di Avellino? Siamo quasi al 58%, direttore. 57,6%. Ormai siamo Questo quasi al dato. Siamo 58%. praticamente al Cioè significa più 58%. di un giovane su due non ha un lavoro in questa provincia. E qual è la variazione rispetto a luglio? Ma rispetto a luglio c'è stata una, più o meno stiamo lì, una lieve variazione, lo 0,1%, quindi grosso modo questa percentuale dell'oltre 57% si mantiene da circa 3-4 mesi in provincia di Avellino. Senta, possiamo dire praticamente che c'è una stagnazione nella crisi? Sì, c'è una Sì. stagnazione nella crisi, c'è una mancanza di richiesta di assunzione ormai cronica da parte delle aziende, quindi dei giovani, ma non soltanto dei giovani, anche di altri lavoratori meno giovani. Insomma, qui le assunzioni sono diventate veramente un miraggio in questa provincia, non si parla di assunzioni da anni. Le uniche assunzioni, le poche assunzioni che si fanno sono a tempo determinato, sono a progetto, sono lavoro a somministrazioni, voucher, insomma lavoro di breve durata, ma non si parla più ormai di assunzione a tempo indeterminato da almeno 5-6 anni. Senta, il rapporto Svimez sull'Italia meridionale e sul sud, che parla in termini catastrofici della nostra situazione, è dunque confermato da questi dati. Sì, purtroppo sì. Svimez ha messo a conoscenza delle opinioni pubbliche dei dati che sono veritieri, è quella la fotografia. Il sud sta vivendo momenti di grandi difficoltà, ormai siamo diventati nel vero senso della parola il fanalino di coda di questo paese dell'Italia. Il Sud è dimenticato da tutti, è dimenticato dagli imprenditori che vogliono investire, è dimenticato dalle istituzioni, dalla politica, dai governi. Insomma, il Sud è diventato una palla al piede all'Italia per volontà politica, direttore, perché io sono convinto che il Sud invece è l'unica vera risorsa perché l'Italia possa uscire fuori dalla crisi. Ma purtroppo, ripeto, per volontà politica siamo diventati la pecora nera di questo paese. 150 anni fa Mazzini diceva che l'Italia sarà quello che il sud sarà. Quindi se il sud praticamente è una palla al piede, anche l'Italia affonda, non si salva dalla situazione. Senta, la provincia di Avellino si è dotata di un piano per lo sviluppo, la provincia di Benevento niente. Beh, in verità anche lì stiamo lavorando, stiamo facendo un buon lavoro insieme alle istituzioni beneventane. Abbiamo istituito un tavolo presso la prefettura per discutere di sviluppo, di occupazione, di abbattimento della burocrazia. Anche presso il Comune di Benevento stiamo facendo un buon lavoro, insomma, come per avere interlocutore la Regione Campania sulle varie questioni. Io credo che anche alla provincia di Benevento ci sono le potenzialità per poter ragionare in termini di sviluppo concertato tra le istituzioni e le parti sociali locali. Il problema principale è che noi possiamo fare tutti i progetti di questo mondo, ma se poi non ci saranno i livelli istituzionali superiori, come la Regione e il Governo nazionale, che raccolgono le proposte che arrivano dal territorio, rimarranno solo e sempre proposte che resteranno sui tavoli provinciali. Qual è il comportamento della regione nei confronti del patto per lo sviluppo dell'Irpinia? Ma la Regione in verità, almeno a parole, ha dato, come dire, un giudizio positivo sul patto per l'Irpinia. La presenza di assessori e consiglieri regionali e in qualche occasione anche lo stesso Caldoro, ma solo in qualche occasione. Insomma,
in qualche modo una forma di garanzia che la Regione voglia effettivamente sponsorizzare questo progetto che parte dall'istituzione e dalle parti sociali irpine. L'ultima riunione che abbiamo tenuto in provincia con il nuovo assessore, con il nuovo presidente Gambacorta, anche qui è venuto fuori, insomma, una volontà di voler portare avanti queste proposte e concretizzarle quanto prima. È chiaro che siamo in campagna elettorale, quindi bisogna prendere, come dire, con le dovute precauzioni ogni promessa e ogni annuncio fatto da un consigliere uscente o un partito impegnato in campagna elettorale. Però voglio dire, noi non dobbiamo dire che da adesso fino alle prossime elezioni tutto quello che si fa non ha nessun valore. Noi riteniamo che da adesso fino alle prossime elezioni regionali è il momento più proficuo per portare a casa qualche risultato. Per chi si candida oggi non può fare la campagna elettorale sulle promesse e sulle chiacchiere. Noi siamo perché le campagne elettorali si facciano sulle cose concrete, insomma, le risposte devono arrivare adesso e non dopo le elezioni regionali. Senta Melchionne, al di fuori di quello che può essere a un certo momento la propaganda preelettorale, chiamiamola così, e di quello che è come dire, l'asprezza dello scontro che c'è tra governo e sindacati, lei ritiene a un certo momento che la politica governativa, economica governativa, sia la più indicata o meno? Io ritengo che il governo sta sbagliando. Sta sbagliando perché il governo non tiene conto di quelle che sono le proposte delle parti sociali. Questo governo e questo paese, l'Italia, non può essere governata da dittatori o da personaggi che credono di avere in tasca la verità. Dittatura camuffata dietro una finta democrazia, tanto per essere chiaro. È troppo, No, non è Marchionne. troppo, direttore, le dico questo. Noi sabato siamo stati a Roma. Una grande manifestazione del pubblico impiego. Erano anni che non si vedeva una manifestazione del genere. CGIL e CISL UIL siamo stati in piazza, abbiamo manifestato oltre 100.000 dipendenti pubblici a Roma a manifestare il disagio, il disappunto rispetto a una riforma della pubblica amministrazione che questo governo vuole portare avanti, che continua a penalizzare i dipendenti, che non rinnova il contratto da oltre 6 anni e che pretende l'efficienza della macchina amministrativa e burocratica di questo paese non mettendo un solo centesimo in termini di investimento e di risposta ai cittadini e ai dipendenti. Quindi io credo che non si può immaginare che questo paese possa essere competitivo rispetto ai paesi d'Europa come la Germania, la Francia e altri paesi, però continuando a fare dei tagli. Con i tagli non si crea sviluppo, non si crea efficienza. Con i tagli a malapena si fa cassa, ma il problema è, si può fare cassa in questo paese facendo pagare sempre gli stessi? I dipendenti pubblici, i dipendenti più in generale di tutti i settori, i pensionati? Non è possibile fare in questo modo, direttore. Per fare cassa in questo paese bisogna andare a tagliare i costi veri, che sono i costi della politica, gli sprechi che ci sono nei vari livelli istituzionali, partiamo dai consigli I regionali, si è costi visto della di tutto e di politica più. sono stati tagliati A abbastanza. chiacchiere, direttore, nei fatti non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla. A chiacchiere il governo ha tentato di dire che ci sarebbero stati dei costi sulla politica, ma nei fatti non è cambiato nulla. Il parlamentare, il consigliere regionale, il parlamentare nazionale continua a percepire le stesse indennità. I presidenti dei consigli continuano a percepire le stesse indennità. Per chi ci sono stati questi tagli? Noi non ci siamo accorti di tagli e di costi, riduzione dei costi della politica. È quello che sentiamo ogni giorno sugli sprechi che avvengono nei consigli regionali di tutta Italia e nel Parlamento. Sono cose vergognose. È possibile immaginare che il barbiere del Parlamento percepisca 200.000 euro all'anno? Ma in quale paese democratico un Senta, barbiere, con tutto il rispetto dei barbieri, possa percepire 200.000 euro all'anno di stipendio? John, la sua critica è legittima e giusta per molti versi, però così un dubbio mi si insinua. Non avete assunto questa posizione così rigida perché il governo vi contesta? Assolutamente no. Noi abbiamo conosciuto momenti di contestazione in questo paese molto, molto più drammatici e più seri di questi. Noi, quando ci contestano i lavoratori, prendiamo atto che la contestazione arriva da chi noi rappresentiamo e chi paga la tessera a questo sindacato. Ed è giusto che ci contestino se noi sbagliamo a portare avanti delle proposte. Ma quando ci contesta la politica e il governo, noi la risposta è chiara. Il governo vede il sindacato come un soggetto scomodo, un soggetto con il quale fare i conti, un soggetto con il quale non si può imbrogliare, ma bisogna essere trasparenti. E siccome il sindacato in questo paese è stato sempre la spina nel fianco di chi in qualche modo ha voluto
fare finte riforme. Ecco, siamo all'ennesima dimostrazione. Il governo Renzi vuole fare le finte riforme, vuole fare gli annunci. Gli italiani ascoltano la televisione e dicono: ma questo è proprio bravo, vuole ridurre questo, vuole ridurre quest'altro. Ma nei fatti il governo Renzi fino ad oggi non ha dato risposte. Non è un problema del sindacato. Noi non facciamo le leggi e né tantomeno ci vogliamo sostituire a chi fa le leggi. Però non si può non tener conto di un disagio. Se i pensionati non riescono a sopravvivere con 500 euro di pensione al mese, o è o non è un fatto, il governo cosa ha fatto? Gli investimenti al sud dove stanno? Quale fabbrica negli ultimi anni si è aperta, una nuova fabbrica si è aperta e i nostri giovani sono andati a lavorare? Quale opportunità di lavoro si danno ai laureati che dopo tanti anni di sacrifici studiano con grandi sacrifici dello studente e della famiglia? Quale opportunità di lavoro si dà a questo giovane se non quello di fare la valigia e andare all'estero? Ecco, Perciò questi le sono i dicevo fatti. che praticamente la sua così, esposizione è legittima e giusta per molti versi, per altri versi probabilmente non è condivisibile, però insomma questa è la sua opinione ed è giusto che sia così. Ma io le devo sottoporre un elemento alla sua valutazione. Ieri sera alla 7, non so se lei ha visto il telegiornale della 7 ieri sera per caso, ha fatto un sondaggio, ha pubblicato un sondaggio. È il primo sondaggio dopo i tanti fatti politici avvenuti nel nostro paese. Bene, da questo sondaggio sa che è emerso? È emerso che Renzi mantiene la sua popolarità altissima, che il PD ha il 41%, conferma quelli che sono i voti che ha preso alle europee. Così come il Movimento 5 Stelle conferma i suoi voti del 21%. Sa in Italia chi aumenta in una maniera esponenziale? La Lega, che ha raggiunto addirittura, secondo il sondaggio, il 10%, in modo da addirittura da contestare Berlusconi come leader del centrodestra. Allora lei su questo dato deve riflettere, quando praticamente prende di infilata, come ha fatto, diciamo, il governo. Sicuramente bisogna, come no, io non sottovaluto la cosa, anzi, tra l'altro io dico che i sondaggi, i risultati dei sondaggi arrivano secondo in che modo si fa il sondaggio. Se io andassi a fare un sondaggio tra gli iscritti alla CISL, tutti direbbero che sono il miglior segretario generale d'Italia. Se lo vado a fare tra i non iscritti al sindacato, diranno sicuramente che io non sono all'altezza. Vabbè, Quindi in facciamo base a la questo, tara al perfetto. Dico sondaggio. questo, che i sondaggi non mi meravigliano, che Renzi possa ancora mantenere una percentuale alta, sono convinto, anche se non sono convinto che mantenga la stessa percentuale di qualche mese fa. Che la Lega cresca in termini di credibilità e di sondaggio, sono d'accordo, perché la Lega sta facendo una politica, è la politica che piace agli italiani, tra l'altro. La Lega dice: gli immigrati non devono venire perché sono dei banditi e vanno cacciati. Roma continua a rubare i soldi, li toglie al nord per darli per rubare, per metterli nelle tasche dei politici romani. Continua a dire che l'Italia del nord deve staccarsi dal sud perché il sud è una palla a piedi, perché non serve, le cose che dicevamo prima. È normale che nel popolo del nord attecchisce questo tipo di politica, ma nei fatti noi sappiamo perfettamente che sono cose irrealizzabili, questo lo sappiamo. Quello che manca a noi è da contraltare, per controbilanciare questa politica del nord. Al sud cosa si fa? Qual è l'anima politica, il partito politico, lo schieramento politico del sud che va a Roma a rivendicare le ragioni del sud? Questo è il vero dramma, direttore, che mentre al nord sono organizzati con la Lega ed altri, Renzi fa la politica personale perché Cioè, deve, non so manca dove chi deve fa sentire arrivare. la voce del Il sud. problema è che il sud nessuno lo rappresenta oggi, questo è il vero dramma. Non Bene. c'è la politica che va a Roma per tirare qualcosa al sud, questo è il vero Va problema. E bene. restiamo schiacciati tra la politica qualunquista di Renzi, la politica irrealizzabile della Lega, che purtroppo lì sappiamo è solo questione di populismo e di annunci fine a se stessi, il sud resta schiacciato ancora una volta. Bene. Quando lei è entrato qui in studio, è entrato carico di notizie. Nell'aria c'è qualche cosa per la nostra Iribus. In questi giorni si doveva definire qualche cosa e via di seguito. Ci può dare qualche anticipazione, qualche cosa che è nell'aria? Sì, la diamo come notizia ancora da rendere ufficiale, la prima parte, che è quella che in queste ore
A Roma sono dal notaio a sottoscrivere l'accordo Fiat e King Long per la cessione dello stabilimento Irisbus e quindi gli accordi che servono per far nascere la nuova società italiana Autobus, quindi stanno per sottoscrivere l'accordo proprio in questo momento. Ed è ufficiale invece la notizia che il 18 novembre siamo stati convocati al MISE insieme a King Long e agli attori che fanno parte di questa nuova società e quindi arriva finalmente una buona notizia. Andremo lì a, come dire, definire finalmente il passaggio dei dipendenti con la nuova società e quindi finalmente si è risolta, possiamo dire che è in via di risoluzione la vertenza Irisbus dopo 3 anni. Dopo 3 anni finalmente arrivano risposte positive, daremo risposta occupazionale ai circa 300 dipendenti dell'ex Irisbus, agli altri 800 circa dipendenti delle aziende dell'indotto, una risposta all'intera economia irpina della Campania e del Sud. Ecco, come dire, incrociamo le dita, ma ormai credo che siamo arrivati alla soluzione finale. Allora, giorno 18, 18, 18 novembre a Roma al MISE. diciamo se è possibile dire lo spumante Speriamo di dire, speriamo di poter dire per il che giorno 18 speriamo proprio di sì, dovrebbe direttore. nascere il polo automobilistico nazionale Esatto. qui in Irpinia, il che significa dare ossigeno alla nostra provincia che ne ha tanto bisogno. Sì, proprio così. Ringrazio lei per le notizie Grazie che ci ha dato e che ha portato, che sono tutte di prima mano. Non stanno ancora sui a lei. No, giornali, sono freschi di sono del momento. praticamente tutte fresche. Ringrazio Raffaele Perillo per la collaborazione in studio, soprattutto ringrazio Francesco Lignite per la regia. Grazie a tutti e buonasera.